Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Do il benvenuto alla dottoressa Eleonora Zappia, che lavora nel triage del centro di ascolto e consulenza sulla SLA di AISLA, alla quale pongo subito la prima domanda. Buongiorno Eleonora. Che Buongiorno Stefania. cosa ti ha spinto a occuparti di SLA? Io ho iniziato un paio di anni fa, circa 7 anni fa, lavorando per un centro esperto in patologie neurodegenerative, subito dopo la laurea in comunicazione. Mi è subito stato chiaro come fosse difficile comunicare, avere una buona comunicazione sia con i pazienti che con i familiari. Da lì poi l'incontro con la SLA, con la difficoltà, ovviamente, una patologia del genere porta dietro e il desiderio di restare a dare il mio contributo. E quindi cosa poi ti ha motivato ad accogliere la proposta di collaborare con il centro di ascolto di AISLA? È stato, come dicevo, abbastanza naturale. È stato un percorso che si è elaborato piano piano fino ad essere quasi totalizzante per me. La scelta è stata naturale, cioè non avrei potuto fare altro se non quello che sto facendo. Quindi quasi, azzardo a dire quasi una, così, un segno, una vocazione per occuparti delle persone con SLA. E proprio a questo riguardo, ti chiederei di raccontarci una situazione, un caso specifico che ti ha particolarmente colpito e per il quale pensi che il centro di ascolto sia stato efficace e misurabile in termini di esiti. Uno dei casi che più mi viene in mente, perché stiamo continuando a seguirlo ad oggi, è di una coppia di persone con una diagnosi abbastanza recente della moglie, una coppia giovane senza figli, per il quale il centro di ascolto ha attivato diverse operazioni sollievo, oltre che diverse consulenze, non solo mie, ma anche dei vari colleghi che si alternano al centro di ascolto, e devo dire che questo ci ha aiutato a creare anche una rete territoriale molto forte intorno alla persona, a tutela proprio della persona. Grazie Eleonora. Ricordo questo caso, conosco questo caso, lo stiamo seguendo e davvero quello che tu dici rende proprio molto chiaro come il centro di ascolto agisca veramente su tanti fronti, quello sanitario, quello sociale, quello previdenziale, legale, e che quindi è solo l'azione sinergica di tutti questi elementi che poi porta a un risultato concreto. Quindi io ringrazio la dottoressa Zappia per essere con Grazie. noi e per continuare a dare il suo supporto. Grazie, Eleonora. Grazie.